L'avete riconosciuto questo clacson? No? E se faccio così? Il sorpasso, Vittorio Gassman. Sì, è proprio lei, telaio 1268, è l'Aurelia del film. Oggi siamo qua per festeggiare i 70 anni dell'Aurelia, con questo pezzo e con tutte le sue sorelle. E abbiamo la prima della serie, quella proprio che nasce nel 1950, che è la Lancia Aurelia Berlina B10. Eccola qua, pensate, questa automobile non è mai stata restaurata, in condizioni originali, perfettamente marciante, ed ha delle caratteristiche già subito che la rendono unica nel suo genere. Prima di tutto è una vettura spinta da un 6 cilindri a V, che è la prima vettura costruita di serie con questo tipo di meccanica. Poi guardate l'apertura delle portiere, che oggi non potrebbe più essere omologata perché manca il famoso montante di tipo B, ma era una scelta che aveva voluto la casa di Chivasso per poter imbarcare nella maniera più comoda possibile i passeggeri a bordo. Guardate anche la bellezza del colore della strumentazione, molto molto elegante come era del resto la Lancia, e il famoso panno che rivestiva i sedili, che era un'altra delle caratteristiche peculiari della casa torinese. Poi sentite come chiude la portiera di una Lancia, eh? Inimitabile, neanche le Jaguar hanno avuto una guardate, non c'è bisogno di spingerla, solo di accompagnarla. Ecco come chiudevano le portiere della casa italiana più invidiata all'epoca del mondo. Fin dal giorno del debutto in società, avvenuto il 4 maggio 1950 al Salone dell'Auto di Torino, gli occhi sono puntati sull'Aurelia. La prima della fortunata serie, la B10, attira subito l'attenzione del Presidente della Repubblica, Luigi Einaudi. Qui abbiamo la B12, che è la seconda serie della berlina. Questa è una macchina alla quale noi di Ruote Classiche siamo molto affezionati, perché oggi ce l'ha portata il figlio Niccolò Minerbi, ma è stata del grande Marcello Minerbi, che ha avuto una carriera incredibile nel primo quattro ruote, quello che nasce nel 1956, che poi è diventato anche riferimento e che viene citato nel film Il Sorpasso, quando Gassman dice che la migliore presa del volante è quella delle 10:10, citando quattro ruote. Questa è una macchina in condizioni originali che ha fatto tantissimi chilometri, perché è più il tempo che è stata su strada che il tempo che è stata in garage, ed è ancora adesso in condizioni eccezionali. Ha fatto una volata ieri da Asolo per venire giù a Milano, ovviamente a manetta, come deve essere per una Lancia che, come diceva la pubblicità dell'epoca, era una macchina che poteva mantenere la velocità massima per chilometri e chilometri. Ultima versione della berlina, la B12, viene presentata nel 1954 con numerose innovazioni. A partire dal motore, portato a 2,2 litri con potenza di 87 cavalli per una velocità massima di 151 km all'ora. Proseguiamo e abbiamo la prima berlinetta B20, quella che nasce nel 1951. Perché la riconoscete subito a prima vista? La riconoscete dai rostri dei paraurti e dei paraurti in alluminio. Gli occhi hanno le ciglia, come si dice in gergo, cioè hanno questo ciuffo, i fanali. Venivano costruiti dalla Fausto Carello. Anche questa macchina ha la guida destra ed è una macchina che nasce già subito perfetta, tant'è che gli inglesi si chiedono come mai Lancia da sempre costruisce delle macchine così perfette, e la risposta di Gianni Lancia era: perché io ci metto anche i soldi che non ho. E bisogna ricordarlo, la Lancia Aurelia è la prima vettura che viene costruita al mondo di serie con il famoso motore 6 cilindri a V, che era uno dei fiori all'occhiello della costruzione Lancia ed è una novità assoluta. Nasce piccolo piccolo, perché nasce di 1750 centimetri cubi, ma già sulla versione sportiva, sulla berlinetta B20, diventa di 2 litri. Poi avrà l'evoluzione con il 2500 centimetri cubi. La B20 arriva nel 1951. Linea a parte, adotta molti componenti della berlina B21. Praticamente lo stesso motore di 2 litri, le stesse sospensioni, paraurti in alluminio coi rostri e la tipica fanaleria con copriproiettori a ciuffo. Andiamo ancora a vedere le versioni sportive dell'Aurelia, e questa è la seconda serie della B20, quella che è caratteristica perché ha i paraurti non più con i rostri. Guardate questa bellissima livrea color marrone metallizzato, che è stata una richiesta speciale del precedente primo proprietario. Guardate anche i fari di profondità, che sono quelli simili azzurrati, che anche questa era una richiesta del primo proprietario. Questa è una delle vetture della collezione di ruote da sogno.
Francesco De Virgilio, papà del mitico 6 cilindri a V dell'Aurelia, mette mano nel 1951 alla sua creatura, dando più cavalli. Andiamo avanti e, signori, bisognerebbe ovviamente inchinarsi a quella che è la terza serie, che è stata del campionissimo di Fausto Coppi, che non c'è bisogno di nominare le sue vittorie al Tour e al Giro d'Italia, è stato probabilmente il campione di ciclismo più amato di tutti i tempi. Era anche un grande appassionato di macchine, aveva le Alfa Romeo e aveva anche le Lancia. Ha avuto questa berlinetta B20, che è una terza serie, che è stata appunto del campionissimo. È stata ritrovata dal suo proprietario, che è un fanatico, perché anche lui ha corso con Fausto Coppi. È stata ritrovata in Sicilia, per fortuna, e oggi la possiamo ammirare in questo mini raduno che abbiamo fatto. Abbiamo una meravigliosa quarta serie, questa, pensate, faceva parte del reparto esperienze della casa di Chivasso ed è stata una macchina che ha corso in mano al grande Gigi Villoresi. Questa è la quarta serie, proseguendo abbiamo una quinta serie, le berlinette, cioè le B20, sono state costruite in 6 serie e oggi le abbiamo tutte qua raccolte. Questa è la quinta serie con questa bellissima livrea grigia, una macchina che è già verso la fine della produzione dell'Aurelia, verso la seconda metà degli anni 50. Guardate l'eleganza della linea, i fari supplementari che sono incassati con una certa eleganza nel frontale, che armonizzano benissimo con la bellissima mascherina, con lo stemma appunto della casa di Chivasso. Molte vetture hanno il cambio al volante e molte vetture hanno la guida destra. La Lancia è stata l'ultima casa a convertirsi alla guida sinistra, però già con l'Aurelia potevi avere l'opzione del passaggio dalla guida destra a guida sinistra. La Lancia cambia padrone. Arriva la famiglia Pesenti, che è indecisa sul da farsi, tanto che per 5 mesi l'Aurelia viene tolta dal listino. Poi, grazie alla pressione dei futuri proprietari, viene deciso di rimetterla in produzione. Abbiamo l'ultima serie della berlinetta B20, la sesta serie, eccola qua. Anche questa è una macchina che è completamente conservata. Molte delle vetture che abbiamo oggi qua sono in condizioni originali, non sono mai state restaurate. E questo, vedendo le condizioni perfette, testimonia del fatto che all'epoca le Lancia erano costruite in un certo modo, sicuramente diverse da come erano costruite le Alfa Romeo e la Fiat. Addirittura la leggenda narra che c'era uno speciale reparto con 8 persone che auscultavano gli impianti di meccanica, il motore, il differenziale e il cambio, con uno speciale stetoscopio. Alla fine della catena di montaggio veniva tutto controllato, perché la macchina che doveva andare poi al proprietario doveva essere perfetta al 100%. La serie conclusiva della berlinetta si riconosce soprattutto per il deflettore alle portiere, mentre invece questo esemplare monta dei cerchi Borrani Turbo. E chiudiamo questa carrellata con forse il modello più iconico sportivo, che è la versione Spider della B24. All'inizio abbiamo visto la versione convertibile, quella del sorpasso. Questa è la versione Spider, che molti chiamano versione America, che è una versione molto sportiva, non soltanto perché è decappottabile, ma anche perché all'epoca Pininfarina aveva voluto fare una versione alleggerita. Alleggerita cosa vuol dire? Senza tanti orpelli. Ad esempio manca la maniglia di apertura della portiera e si apre tramite un tirante di corda, quindi bisogna teoricamente aprire la portiera quando non c'è il volet laterale, perché in questo caso non ci sono neanche gli alzacristalli, non c'è il manovellismo degli alzacristalli, ci sono dei volet laterali che tu monti dopo aver montato la capote. Guardate la linea minimalista ma elegantissima di questa automobile. Guardate anche il parabrezza panoramico molto rastremato, molto arrotondato, che è una caratteristica di questa macchina. Beh, oggi ha delle quotazioni da favola, ma se li merita tutti, perché, come abbiamo detto all'inizio, la Lancia era la Lancia e le altre marche stavano tutte un passo dietro. Ed eccoci arrivati all'ultima della gamma, la B24 convertibile. Una delle due protagoniste della celebre pellicola di Dino Risi del 1962 ha ancora gli interni originali e, soprattutto, le famose trombe bitonali tuttora funzionanti. La tentazione di saltarci dentro per partire a tutta birra, proprio come fa Vittorio Gassman nei panni di uno scanzonato Bruno Cortona, è veramente grande.